Buongiorno e ben ritornati sul mio canale, da un po' che non ci si vede. Sono contro luce. Aspettate un attimo. Ok, meglio. Ok, e sono più o meno le 10:30. Ho appena avuto una conversazione di lavoro e questa mattina stiamo andando a fare un paio di cose. Letteralmente non più di tanto, però giusto quello che ci serve. La cosa bella è che oggi almeno c'è il sole, quindi si sta bene, meno male. Perché diciamo che qui in Inghilterra sta iniziando a fare freschino. E quindi è sempre bello avere un po' di sole che rende le giornate migliori. E niente, in questo vlog molto probabilmente non faremo più di tanto, non voglio darvi dei mixed signals, però in pratica ho voglia di andarmi a fare le sopracciglia, cosa che non faccio da mesi, però sono arrivata al punto che sono così bushy che ho bisogno letteralmente di andare a farle, because otherwise I'm gonna go crazy. E poi molto probabilmente ci aggiorniamo da qualche parte, andiamo a bere un caffè insieme, una cosa del genere, molto casual. Ho parcheggiato in un posto dove parcheggiano tutti quando si viene in questo paese, perché antisiamo proprio. Solamente che non c'era tanto parcheggio e quindi ho dovuto parcheggiare al piano superiore, cosa che non ho mai fatto. Ok, la prima commissione che devo fare è quella di andare dal dottore a ritirare delle medicine perché non so se l'ho mai detto qua su YouTube, ma ho carenza di ferro e quindi ogni tanto devo prendere delle medicine per darmi un po' di forza, dato che sennò sono sempre debole. E durante gli ultimi giorni, guardate che sono tipo su una salita, praticamente negli ultimi giorni quando mi alzo vedo un po' le stelline, cose del genere. E quindi siccome continua a succedere questa cosa, ho detto forse è meglio che vada a prendere delle medicine. Mi hanno dato la prescrizione e quindi vuol dire che devo andare in farmacia. Che bello. In realtà non è bellissimo, anche se però dovevo andare sulla High Street anyway, perché dovevo andare a prendere un dolcetto che in pratica continuo a avere voglia di questo dolce letteralmente da una settimana, e oggi andiamo a prendere questo dolce by force, by fire and by force, like, ad ogni mezzo. Freschino oggi, no? Lo dico sempre, ogni volta che guardo i miei video, riguardo i miei video, lo dico sempre, fa freschino oggi. Però sì, fa freschino veramente. Domani è in pratica bonfire night e quindi ci sono tutti i petardi. Ci sono tutti i petardi, sì, i fuochi d'artificio. E io devo ancora capire se farò qualcosa domani sera o meno. Mi piacerebbe andare al parco a vedere i fuochi d'artificio, però devo trovare qualcuno che abbia voglia di venire con me. Forse mia mamma, la costringerò. Ok, sono arrivata in farmacia, adesso sto aspettando per che mi diano la mia prescrizione. Ho ritirato le mie medicine, sono pronta per andare. Stars align, 'cause you are mine, and you're satisfied. So, how can I help you? Hi, can I get a latte, please? A latte? Yeah. Cool. Thank you. Thank you. Hello, just a latte? Yes, please. Thank you. Sto aspettando per il mio coffee e sono esaltata perché non ho ancora bevuto il mio caffè del giorno. And this is so awkward perché la persona davanti a me mi sta fissando. Ok, tocca a noi. Perfetto, mi hanno dato il mio caffè. Mi hanno dato il mio caffè, adesso mi sistemo un attimino. Guardate la nuova confezione, cioè il nuovo bicchiere. Il nuovo bicchiere è strafigo. Comunque non vedevo l'ora di bere questo caffè. E nel frattempo
ho preso anche un tortino. Questo qui è di un posto che si chiama Greg's. In pratica è tipo una pasticceria, in un certo senso, la Greg's. Però ho deciso di prendere questa cosa che è famosissima, che si chiama Tottenham Cake. Se abitate qui a Londra e non l'avete ancora assaggiata, I don't know what you're doing. Però è così, piena di coloranti, conservanti, tutto quello di cui non avete bisogno è presente in questa torta. Glutine, tra l'altro. È troppo buona. Comunque, non sono andata a farle le sopracciglia perché c'era troppa gente. Ho cambiato parcheggio perché non mi si vedeva bene. Tra l'altro non avevo neanche, mentre stavo parlando prima, non avevo neanche messo il freno a mano, quindi avrei fatto un roll-in dappertutto. Comunque, non sono andata a farmi le sopracciglia perché c'era troppa gente e ho un appuntamento alle 12:30 e che non posso perdere, e quindi ho detto ritornerò magari domani o una cosa del genere. Ed è praticamente mezzogiorno, ci impiego più o meno 10 minuti per arrivare a casa, quindi ho detto mi fermo un attimino per parlare con voi, giusto per aggiornarvi un po' di quello che sta succedendo, e poi torno a casa per fare la mia chiamata. Comunque, ma ecco. Ho appena visto una persona che mi sembra che conosco, però non sono sicura se è lui o meno. Sembra di sì. Boh, non mi ha visto. Non sono sicura se è lui. Credo di sì, sembrerebbe di sì, però boh, non lo so. Comunque, c'è il sole. Baciami sole, baciami. Solo il sole a me bacia, quindi... E non mi ricordo se il detto diceva che il sole bacia i brutti. Ok, this is controversial. Sono felice di essere felice oggi, perché secondo me il sole mi sta aiutando, nel senso che solitamente sono a casa un po' triste, però oggi mi sento allegra, mi sento più positiva del solito, cosa che secondo me è dovuta esclusivamente per il sole, nient'altro. Per il resto diciamo che continuano i colloqui di lavoro, ho ricevuto diversi no, ma sto ricevendo anche diversi sì per quanto riguarda il next step, perché ci sono diversi, c'è un procedimento abbastanza lungo per i colloqui di lavoro qua in Inghilterra, soprattutto nel settore marketing, e quindi sto passando tipo al secondo livello, una cosa del genere, cosa che mi fa piacere. Anche se sto ricevendo altrettanti no, cosa che mi manda un po' in palla. Però quindi i colloqui vanno avanti finché non trovo un lavoro. Speriamo che arrivi presto perché ho bisogno di fare delle cose. Sono riuscita a prenotare l'appuntamento per il passaporto, quindi riuscirò a rinnovare il passaporto dopo un anno, finalmente. Sono entrata dentro nel sito alla random, tipo verso mezzogiorno, una cosa del genere, un'ora random che non era l'ora giusta, perché solitamente bisogna entrare alle 11 di sera, però mi è anche stato consigliato di entrare a mezzanotte, solamente che alcune volte sono sveglia, alcune volte no e cose del genere, quindi è un po' tutto complicato. E quindi quello che ho fatto è stato quello di
entrare tipo durante la mattinata, tipo saranno state le 11, mezzogiorno, una cosa del genere. Sono entrate e c'erano appuntamenti. Ok, alla fine di gennaio manca tantissimo tempo, però sono riuscita a prenotarlo, quindi questa è la cosa importante. E niente, per il resto, oh, ragazzi, quando vi dico che io cerco di stare e di rimanere tranquilla e le persone mi perseguitano, non sto scherzando, letteralmente non sto scherzando. Ieri sera mi stavo facendo gli affari miei, stavo guardando un video su YouTube, c'è una YouTuber nuova che si chiama Cosi Johnson, che adoro, perché i suoi vlogs sono così naturali e mi piacciono tantissimo le cose così, no? E niente, stavo guardando il suo video, ha girato un video che era letteralmente di 1 ora e 34 minuti, quindi intrattenimento per tutta la sera, letteralmente, prima che mi addormenti, dato che sono vecchietta e quindi mi addormento anche molto presto. Mi arriva una notifica su Instagram, avevo le notifiche accese, di solito ho le notifiche spente giusto per tenermi casual. È troppo buona sta torta. Si chiama Tottenham Cake, ricordatevela. E niente, mi stavo facendo gli affari miei, notifiche accese, mi arriva una notifica, tre notifiche. Praticamente qualcuno mi aveva seguito e aveva messo mi piace a due delle mie foto. E lì ho detto, boh, guardiamo un attimo chi è, curiosa. Ragazzi, mi spiegate, se vi ricordate il video di quando avevo detto che una mia amica mi aveva fregata, e letteralmente, il video si chiama "Una mia amica mi ha fregata", una cosa del genere, ve lo lascio qui sopra. Comunque, qualcuno, letteralmente quando ero al college, mi ha fatto fare un contratto del telefono e poi si è presa il telefono e si è trasferita in Nigeria. Questa è... ho sommarizzato così il video in un secondo, però se non l'avete visto ve l'ho lasciato qui sopra. E niente, spiegatemi perché mi sta seguendo su Instagram dopo tutti questi anni, dopo che è letteralmente sparita per tutti questi anni, dopo che ha ancora il telefono. Spiegatemi perché mi sta seguendo su Instagram e perché mi ha messo mi piace. It doesn't make sense. It really doesn't make sense. La gente secondo me non è normale, e questo secondo me lo prova, perché questa ragazza ce l'ha ancora col telefono e mi ha messo nei casini. E adesso, dopo tutti questi anni, ok, bisogna perdonare tutto, ti ho perdonato, però questo non vuol dire che dobbiamo essere in contatto. Io non la seguo, mi rifiuto di seguirla, però fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Comunque, ragazzi, volevo ritornare qua su YouTube dicendovi ciao e volevo ringraziarvi per tutto il supporto che mi state dando recentemente. Mi sto sentendo più positiva, ci sono diverse cose che mi stanno aiutando per rimanere positiva, però fatemi sapere nei commenti se volete saperne di più, perché sono qui e ci tengo a dare questi consigli, soprattutto se mi aiutano a me, sicuramente possono aiutare altre persone, quindi sharing is caring. E niente, spero vi sia piaciuto questo video, mettete likes, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Satisfied.